Accuccia! Accuccia! Cuccia! No, stai calmo, no, 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 stai calmo, cos'è quella bava? No, 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 no! Bentornati su Talking Page e benvenuti in questo nuovo video. Una entrata abbastanza violenta perché devo parlarvi di un romanzo che è violento in effetti. Sto parlando di Cujo di Stephen King. Sì, vi rompo le scatole un'altra volta con Stephen King, portate pazienza. Ma questa è una cosetta così carina, deliziosa e particolare che voglio condividerla con voi. Voglio parlarvi della Dragon Rebound Editions, ovvero sia una ditta che si occupa di rilegare i libri in un modo molto particolare. Cosa fanno questi gentili signori? Prendono i libri, in questo caso alcuni romanzi di Stephen King, e li confezionano in modo da esprimere lo spirito della storia. Per farvi capire cosa intendo, vi faccio subito vedere come hanno concepito la rilegatura e la confezione del romanzo Cujo di Stephen King. PS, per chi non lo sapesse, Cujo parla di un San Bernardo, Cujo per l'appunto, che contrae la rabbia e quindi scatena l'inferno per tutto il libro. Insomma, si creeranno delle situazioni, non spoilerò nulla, vi consiglio di leggere il libro, è uno dei più belli di Stephen King, del primo decennio delle sue creazioni. Riassunto il tutto, vi mostro come è stato concepito la rilegatura per questo libro da questa Dragon Rebound Editions. Questo è il davanti e come vedete simula la pelliccia di un San Bernardo, bianca e rossiccia. Quindi abbiamo questo bel davanti pelosone completo di collarino e medaglietta. Vi faccio vedere anche il close up della medaglietta dove c'è scritto Cujo e anche Stephen King. Deliziosa secondo me. Questo è il retro del libro dove è sempre pelosone con il resto del collare. Il bello arriva con la scatola che poi conterrà questo libro, perché sul retro della scatola, ve lo faccio vedere, è stata applicata una di quelle porticine basculanti che servono di solito a far entrare i pelosoni di casa. È un dettaglio molto simpatico, vabbè, sebbene sappiamo che le porticine magari vengono messe per gli animaletti taglia piccola, ma vabbè, i dettagli, l'idea in sé è bellissima, è strepitosa, è ultra spiritosa e avere una confezione così, secondo me, fa la felicità di qualsiasi fan di Stephen King. In più viene dato anche in omaggio un giocattolino di gomma per il proprio cane con scritto Stephen King e Cujo. Non mi limito a Cujo, ma vado avanti perché hanno fatto altre edizioni di libri di Stephen King. Ad esempio c'è L'occhio del drago, che ha la copertina, come vedete, tipo rettile, come la pelle di un drago per l'appunto. L'incendiaria, che ha addirittura la copertina in legno, che sembra un po' anche bruciacchiato. Brevemente, l'incendiario parla di una bambina che ha dei poteri, ha il potere per l'appunto di incendiare delle cose, ecco perché la copertina poi è stata fatta di legno leggermente bruciacchiato. It, la scatola di It è un capolavoro perché ha addirittura una vera grata in ferro, la famosa grata del famoso tombino dal quale spunta il pagliaccio It per portarsi via il bambino che ha perso la barchetta. Non ho capito bene se ti danno anche la barchetta in omaggio, ma penso di sì, che è fatta con il Bangor Daily News. La copertina del libro in sé è poco fantasiosa perché vabbè, hanno messo solo dei palloncini. La goduria resta la scatola con la grata del tombino. Infine c'è La metà oscura, che per chi non l'avesse letto, riassumendo, insomma, bellissimo anche quel romanzo, tratta di uno scrittore che ha scritto una serie di romanzi con un protagonista molto molto cattivo, un criminale cattivissimo. Questo personaggio sembra tornare in vita, ecco, e quindi il romanzo poi continua con questo scrittore che cerca di fermare questo personaggio che si è animato improvvisamente, è apparso nella realtà. E comunque mi fermo qui perché sennò spoilerò cose e vi rovino il gusto della lettura di questo romanzo, che è bellissimo, andate a leggerlo. Quindi la confezione di questo, della metà oscura, ideata da questi signori di questa ditta, è una sorta di lapide in marmo, in finto marmo, vabbè, simil marmo, che ha la scritta George Stark, not a very nice guy, cioè George Stark, un tipo non tanto gentile. Per quanto riguarda la copertina, proprio la rilegatura, potete scegliere tra questi due motivi che giocano tra il bianco e il nero. Se qualcuno di voi si sta chiedendo cosa c'entrino gli uccelli, non posso dire nulla perché sennò vi rovino un po'
il gusto della lettura. Se vi ho fatto venire voglia di acquistare queste edizioni, ecco, fermi lì, a meno che voi non abbiate da buttarne. Queste edizioni giustamente sono fatte interamente a mano, dietro ci sono degli artigiani, degli artisti di altissimo livello. Possiamo immaginare quindi che costano un botto, ma non solo possiamo immaginarlo, io lo so, l'ho scoperto. Ad esempio l'edizione di Cujo costa ben $1,150. Ho detto $1,150, signore e signori. È decisamente fuori dalla mia portata per un libro. Però, francamente, se ne avessi proprio da buttarne, come ho detto prima, quasi quasi la comprerei, perché quella di Cujo è veramente la più speciale tra tutte quelle che vi ho mostrato ed è quella dove si sono scatenati in 100 modi pur di trascinare anche all'esterno lo spirito della storia. Veramente carinissima. Bene, io qui ho finito di farvi vedere queste cosettine così interessanti. Spero che siano piaciute anche a chi non è fan di Stephen King e magari vorrebbe vedere le opere del suo autore preferito confezionate in questa maniera. Io vi ringrazio intanto di aver guardato questo video e io vi aspetto come sempre alla prossima.